Amici di Innovation Post, benvenuti a una nuova puntata del nostro podcast dedicato alle tecnologie abilitanti per Impresa 4.0. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione, Marco Mina di Omron. Buongiorno Marco. Buongiorno. Marco, siamo poi tutti. Ci racconterai che cosa fai, di che cosa ti occupi in Omron, però vi anticipo che con lui parleremo di un argomento di grande interesse, soprattutto in chiave futura, che è quello della robotica mobile. Allora, Marco, noi ci conosciamo da tantissimi anni, quindi gli ascoltatori mi scuseranno se ci diamo del tu, ma certo, così insomma certo. Risulterebbe un po' forzato tra di noi darci esatto. Del lei. E, dunque, Marco, tu di cosa ti occupi in Omron precisamente? In Omron mi occupo di robotica, sia fissa che mobile, dovuta a questa mia mansione al fatto che fino a 4 anni fa lavoravo in Adept Technology, che è un'azienda americana che è stata acquisita da Omron appunto circa 4 anni fa e che da quasi 30 anni è sul mercato della robotica, soprattutto per inizialmente con i roboscar antropomorfi. Poi qualche anno fa Adept Technology aveva introdotto la tecnologia dei robomobili e quindi Omron adesso continua a seguire appunto la robotica, soprattutto con un occhio di riguardo alla robotica mobile. Oh, allora, sulla robotica mobile se ne leggono un po' di tutti i colori, diciamo così, no? L'ultima notizia, diciamo, che ho letto sul finire del 2019 è stata una ricerca della ABI, che però non è proprio una società che mettere nel novero di quelle più affidabili per quanto riguarda le cifre che spara, e dice che il fatturato del settore della robotica mobile dovrebbe raggiungere i 230 miliardi di dollari nel 2030 rispetto a una cifra significativamente inferiore che quella attuale. Adesso, indipendentemente dalla cifra, che probabilmente non sarà probabilmente così alta, però su una cosa un po' tutti sono d'accordo, e cioè che la robotica mobile è, diciamo, la nicchia tecnicamente della robotica che sta facendo valersi di più in chiave di sviluppo. È così, no? Sì, esatto, è una tecnologia relativamente nuova che si sta diffondendo sempre più, perché è abbastanza semplice pensare o osservare nelle nostre aziende che non c'è un'azienda al mondo che non debba trasportare del materiale di dimensioni più o meno variabili, in tragitti più o meno lunghi, ma il trasporto, la movimentazione del materiale, proprio quella cosiddetta intralogistica, è una cosa assolutamente presente in praticamente qualsiasi azienda. Ecco, poter Marco, automatizzare... ma facciamo così, cominciamo proprio a raccontare un attimo, partendo dalle basi, no? Cioè, esiste una definizione, che cos'è un robot mobile? Un robot mobile è un robot, un oggetto in grado di spostarsi in maniera autonoma nello spazio, non utilizzante dispositivi fissi per navigare. Quindi non stiamo parlando dei vecchi AGV che utilizzavano sistemi come guida laser, bande magnetiche o riflettori o quant'altro. Quindi un oggetto in grado di decidere autonomamente il percorso da seguire per andare da un punto all'altro, e soprattutto in grado di evitare eventuali ostacoli che vengono frapposti nel suo cammino, che possono essere ostacoli inanimati, uno scatolone lasciato in mezzo al suo percorso, o anche delle persone. Infatti parliamo sempre di robot mobili collaborativi. Allora, senti, ti faccio venire la pelle d'oca, ma almeno così aiutiamo gli ascoltatori a capire un po' meglio. Sono praticamente gli omologhi industriali dei famosi robot aspirapolvere che si stanno diffondendo in casa. Esatto. Paragone, anche se sembra quasi irrispettoso, invece in realtà è calzante. Il principio di funzionamento è più o meno lo stesso. Chiaramente i dispositivi di sicurezza su un robot industriale sono diversi da quelli di un robot aspirapolvere che pesa pochi chili, che non fa male a nessuno anche se va addosso a un oggetto, una persona.
In questo caso di robot industriale si parla di robot con portate di diverse diversi decine, se non chili, centinaia certo. di chili. Senti, Esatto, sì. Marco, tu prima hai usato un'altra parola chiave di cui volevo appunto magari, su cui volevo magari un attimo tornare, cioè hai detto che i robot mobili sono, diciamo, un sottoinsieme dei robot collaborativi, no? I robot Certo. collaborativi sono praticamente quei robot pensati per operare in un ambiente non strutturato, quindi diciamo non in gabbia, a diretto contatto, no, però diciamo condividendo gli spazi con l'uomo e appunto in grado di o evitare l'impatto o comunque limitare il danno in caso di impatto. Queste, diciamo, caratteristiche tipiche del robot collaborativo, in che modo sono rispettate e in che modo cambia la questione nel momento in cui andiamo a montare un carrello su delle ruote? Allora, anche in questo caso il robot deve essere in grado di evitare in qualsiasi modo impatti con gli oggetti inanimati e soprattutto con le persone. Quindi sono dotati di sensoristica tipicamente laser che fa una scansione tutto intorno per evitare qualsiasi tipo di ostacolo. A differenza appunto dei vecchi AGV che quando trovavano un ostacolo si fermavano e aspettavano che l'ostacolo venisse rimosso, in questo caso invece il robot è in grado autonomamente di ricalcolare il suo percorso e di aggirare l'ostacolo, arrivando al punto addirittura di ricalcolare completamente il percorso. Per cui supponiamo per esempio che questi veicoli si trovino in un corridoio ostruito, se nella sua mappa c'è un'alternativa, il robot si girerà come indietro e percorrerà la strada alternativa, né più né meno di quello che ci fanno fare i navigatori delle auto. Chiarissimo. E dal punto di vista invece dell'eventuale impatto, sono studiati anche loro con forme particolarmente, come dire, morbide, in modo proprio da o dei bumper proprio per ridurre gli effetti di un eventuale impatto? Sì e no, di solito ci sono dei bumper, ma diciamo che l'impatto non dovrebbe essere proprio contemplato. Chiaro che se il robot è fermo, una persona ci va addosso, questo è un altro discorso. Sarà una persona che dovrà stare attenta nel muoversi, ma durante il suo movimento il robot non dovrebbe mai toccare nessun tipo di ostacolo. Chiarissimo. La parte, diciamo, innovativa, quindi, abbiamo citato la parola chiave che è sensori, no? Questi sono dei concentrati di sensoristica, come tu hai detto, prevalentemente laser, che si occupa di fatto di guidare il robot all'interno dello spazio, però c'è anche una parte di innovazione che è sull'aspetto software, cioè tutta l'intelligenza che permette a questo robot appunto di organizzare il proprio lavoro all'interno dello spazio di lavoro e di coordinarsi magari con i suoi simili che lavorano nello stesso spazio. Esatto, il software è una parte fondamentale di questo sistema, software che ha il compito primario di consentire la navigazione nello spazio, quindi la creazione e la gestione della mappa e poi la navigazione del robot nello spazio, nell'ambiente in cui va ad operare. C'è la possibilità inoltre, e come giustamente dicevi tu, di fare lavorare in flotte cooperanti questi veicoli, gestiti da un supervisore, quindi da un software esterno, e queste flotte devono appunto cooperare, quindi quando ci sarà per esempio una chiamata di una missione, verrà scelto il robot più idoneo per svolgere quella tal missione a cui viene richiamato. Un gestore di flotte poi gestisce altri eventi come possono essere le ricariche della batteria. Esatto, tutta la manutenzione, perché poi queste macchine hanno bisogno di tornare in qualche modo ai box ogni tanto. Esatto, devono tornare alla loro base di carica, gestisce il numero minimo di robot presenti nella flotta, perché se li mandiamo tutti insieme a caricare, chiaramente in quel momento la produzione andrebbe a mancare, quindi gestisce anche le cariche in maniera temporalmente differita e centralizza appunto le missioni.
soffermandoci un attimo sulle capacità di questi oggetti, no? Che quindi ci stiamo immaginando un po' come se delle piattaforme sulle quali poi caricare di fatto degli oggetti. Però esatto, che tipo di portate hanno? Perché io ho visto in giro degli oggetti molto piccolini, quasi dei portadocumenti, che magari appunto dopo torniamo anche su un attimo sull'aspetto, diciamo, degli ambiti applicativi, perché non c'è solo l'industria, anzi, certo, ma anche delle piattaforme addirittura in grado di portare dei pallet, quindi insomma non c'è un solo tipo di robot mobile. No, certo. Omron nello specifico ha catalogo due tipi di veicoli, quello più piccolo che si chiama LD 60 o 90, quindi con portate di 60 o 90 kg, c'è anche la versione 130, un modello cosiddetto CART, che aggancia un carrello e lo trascina, quindi in questo caso la portata può arrivare a 130 kg, e l'ultimo nato della famiglia, l'LD 250, che può portare appunto 250 kg. Entro quest'anno dovrebbe uscire l'HD 1500, HD perché sta per heavy duty, quindi con portata 1500 kg. Con una tonnellata e mezzo cominciamo a ragionare effettivamente in termini di pallet. Esatto, esatto. Oltre a portare carichi, diciamo, di questo tipo, in qualche caso abbiamo visto che questi robot mobili trasportano altri robot, no? In particolare dei bracci robotici, a loro volta collaborativi, creando fondamentalmente una cosa un po', come dire, molto molto avanzata, ma anche un po' complicata poi da gestire. Sì, c'è la possibilità di montare un braccio collaborativo a bordo di un robot mobile. Omron, avendo a catalogo sia i robot mobili che i bracci collaborativi, chiaramente è avvantaggiata, quindi può offrire un pacchetto completo già testato. Per normativa non è possibile movimentare il braccio collaborativo mentre il robot mobile si sta muovendo, quindi il robot mobile o l'uno o l'altro, insomma. O l'uno o l'altro. C'è da tenere sempre presente una cosa: la ripetibilità, chiamiamola la precisione, del robot mobile non è assolutamente paragonabile a quella di un robot industriale. Qualsiasi robot industriale, cioè si parla di centimetri al posto di centesimi di millimetro. Per ovviare a questo, fortunatamente il nostro braccio collaborativo è dotato di telecamera, per cui può ricalibrarsi ogni volta che il robot mobile lo posiziona davanti alla postazione di lavoro, diciamo. Quindi sopperiamo alla scarsa ripetibilità del robot mobile con la possibilità, tramite telecamera, sistema di visione, di diciamo ricalibrare il robot collaborativo montato a bordo. Senti, accennavamo prima agli ambiti applicativi, no? Abbiamo finora parlato di applicazioni industriali, però appunto questi robot in realtà trovano i loro ambiti di impiego anche nel settore terziario, per esempio negli ospedali, oppure addirittura anche, sapevo, di installazioni presso alcune agenzie di pratiche auto e cose simili. Voi avete delle referenze in tal senso? Sì. Si prestano benissimo appunto in ambito, diciamo, civile, quindi nel terziario. Ci sono varie installazioni negli ospedali, portano pasti oppure medicinali ai vari reparti, direttamente a volte anche al letto del paziente. In questo caso garantiscono una perfetta tracciabilità, perché vengono dotati di solito di sportelli all'apertura con codice oppure con badge, per cui si sa chi ha aperto lo sportello nelle varie postazioni. L'esempio che citavi tu dell'agenzia è un esempio molto, diciamo, simpatico. C'è un'agenzia di pratiche auto nel Trevigiano che si è dotata di uno di questi robot mobili con un sistema di scaffali illuminati con LED rossi o verdi, e il robot si avvicina all'operatore e, a seconda del colore del cassetto, gli dice di prendere o depositare i documenti. Nelle pratiche auto c'è ancora molto cartaceo, quindi il trasporto di questo documento all'interno di questa agenzia viene fatto in questo modo. Inciso,
Non parliamo di un'agenzia, diciamo, amatoriale, di quelle che siamo abituati a vedere con dentro una decina di persone. In questo caso il numero di addetti supera i 200. Beh, beh, certo, certo. A proposito di questo, Marco, dacci un attimo l'idea. È chiaro che il modello che porta il pallet da 1,5 tonnellate e il modello che porta 60 kg non possono avere dei prezzi uguali, naturalmente. Però, certo, tanto per avere un'idea, costano di più, di meno rispetto a un equivalente a GV, qual è l'ordine di grandezza? Costano, dipende da che tipo di AGV, perché gli AGV di solito portano appunto pesi importanti. In questo caso non stiamo parlando di robot che porta 90 kg, quindi hanno un costo decisamente inferiore rispetto ai grossi AGV. Hanno un costo superiore rispetto ai piccoli AGV, per esempio su banda magnetica, che quelli, uno non dico certo, si può quelli, fare in casa, quelli più ma semplici, quasi. Diciamo, no? Esatto. Adesso, senza parlare, entrare nel dettaglio del prezzo, purtroppo è brutto dirlo, ma hanno un prezzo comparabile con uno stipendio annuale di un addetto, ecco, mettiamolo così. Ah, quindi, ho capito, quindi diciamo abbastanza... viene organizzato così il prezzo sulla base, sì, anche se in realtà la robotica collaborativa, appunto, adesso non mi riferisco tanto a quella su ruote quanto a quella diciamo fissa, è pensata proprio per andare a lavorare con e non tanto al posto, certo, dell'operatore, però effettivamente c'è anche... In questo caso i robot mobili vanno a sostituire degli addetti che fanno dei lavori cosiddetti a zero valore aggiunto, quindi nei dettami, diciamo, del Six Sigma, uno dei sprechi è quello dei lavori del trasporto delle merci fatto fare alle persone, perché sono compiti a zero valore aggiunto. Quindi se noi possiamo zero valore e tanta fatica anche, no? Perché poi appunto esatto, c'è anche un tema di ergonomia. Senti, certo. Marco, per chiudere questa chiacchierata ti volevo chiedere una tua opinione invece su una forma, come dire, un po' futuribile, ma forse neanche tanto, di robotica mobile, che non è quella su ruote ma quella su quattro zampe, perché come saprai la Boston Dynamics, che era la compagnia di Google, adesso proprietà mi pare di una banca giapponese, di un gruppo bancario giapponese, sviluppa una serie di questi chiamiamoli quadrupedi o cani robot con questi colli a giraffa, eccetera. Non è l'unica, ci sono anche altre aziende, la Zoa Robotics, la Ghost Robotics, eccetera, eccetera. Queste creature, chiamiamole così, in realtà iniziano a essere anche testate. Adesso c'è stata la notizia che la polizia del Massachusetts sta iniziando a testare questo tipo di come dire, di robot mobili a loro modo, in applicazioni fondamentalmente di sorveglianza in esterna o comunque in condizioni particolarmente pericolose o rischiose. Sono un po', come dire, dei gemelli, per quanto più evoluti, dei robot mobili industriali, o secondo te c'è la possibilità di vederne qualche applicazione poi anche nell'industria? Ma può darsi di sì, certamente sono delle macchine avanzatissime, perché basta vedere i filmati che troviamo in rete dei robot della Boston Dynamics, ci si rende conto di che software spettacolare devono avere per garantire un controllo simile dei movimenti. Si torna, secondo me, un po' alle origini della robotica. Cioè, la robotica è stata fatta uno dei motivi per sostituire le persone in ambienti gravosi, pericolosi, fonderie o quant'altro. Quindi anche lì, se andiamo a fare monitoraggio di ambienti pericolosi, che possa essere pericoloso sia per un pericolo ambientale o anche un pericolo di persone, quindi è chiaro che un robot che fa della sorveglianza, se viene attaccato da malintenzionati, male che vada si rompe un robot piuttosto che una persona che venga danneggiata. Credo che abbiano un ottimo futuro, probabilmente adesso hanno costi esorbitanti, ma prevedendo una certa diffusione, secondo me se ne vedranno in giro.
Va bene, Marco, ti ringrazio molto per averci dato l'occasione di fare un po' un focus su questo argomento che appunto adesso è comunque una piccola nicchia, ma che in futuro andrà sicuramente ad avere un impatto importante nel settore industriale. Grazie e agli amici ascoltatori un appuntamento al prossimo episodio del nostro podcast.